facciamo il primo comizio in questa piazza, relativamente alla prossima consultazione europea e provinciale. È un azzardo, perché sapete bene, fare i comizi di questi periodi fra comunione, partiti, rischio di essere un azzardo, ma noi che amiamo la politica, amiamo parlare di politica, amiamo dire le cose così come stanno, almeno dal nostro punto di vista, riteniamo che fare i comizi sia ancora uno strumento determinante, soprattutto per una forza politica come la nostra, che è stata temporaneamente espulsa dai mezzi di comunicazione di massa. Per cui il comizio, l'idea di dialogare direttamente con la gente, diventa l'unico strumento effettivo e operativo in questo momento a nostra disposizione. Il compagno Brigati ha, nel suo passaggio, nel suo intervento, ha fatto un passaggio relativamente alla Lega Nord. È di questi giorni la proposta dell'onorevole Matteo Salvini della Lega Nord di riservare dei posti negli autobus ai solo milanesi. Ma io penso che chi abbia nel suo DNA una cultura solidaristica, sia di provenienza come nostra, operaista, ma anche cattolica, cristiana, debba essere inorridito da una proposta del genere. Nel 1955, 54 anni fa, Rosa Clark, una signora di colore che rifiutò di cedere il suo posto a Montgomery, un oscuro paese dell'Alabama, a un bianco, fu arrestata e di lì iniziò l'epopea culturale di un oscuro pastore protestante del posto, che poi sarebbe diventato un'icona mondiale della lotta per i diritti civili e per la lotta per stare tutti insieme. Martin Luther King, col suo famoso inno "I have a dream", un sogno, quello che un mondo vivremo tutti insieme, indipendentemente dalle appartenenze di razza, indipendentemente dalle opportunità di religione, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Io penso che una proposta come quella della Lega Nord ci riporti indietro a secoli bui, e si fa bene a parlare anche di leggi razziali, perché guardate bene, non si può essere, come dire, referenti o deferenti nei confronti della Chiesa Cattolica a correnti alternate. Io penso che quando la Chiesa Cattolica parla di solidarietà, di accoglienza nei confronti di coloro che attraversano il mare perché spinti non dalla voglia di delinquere, ma probabilmente perché stanno morendo di fame, perché sfuggono alla persecuzione. E guardate bene, il diritto d'asilo, io umilmente ho fatto una tesi di laurea sul diritto d'asilo, è riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra del 1954 per quella gente che sfugge dalle persecuzioni di carattere politico, sociale e di guerra. Quindi prima di rimandare a casa, probabilmente a morire questa gente, bisognerebbe verificare se non hanno i requisiti. Scusate se ho fatto questo breve intermezzo, perché ritengo che questa consultazione elettorale non abbia solo una valenza di carattere, come dire, provinciale, ma dobbiamo incominciare a uscire, scusate il gioco di parola, da un certo provincialismo di visione politica. Bisogna cominciare a vedere la politica a 360 gradi. E io penso che anche in queste elezioni provinciali abbiamo la possibilità di allargare lo spettro di nostra votazione. Abbiamo 5 candidati presidenti, abbiamo 840 candidati consiglieri provinciali, quindi un bel esercito che si mette in moto alla conquista della provincia di Taranto. Lo dico, cito questi numeri, perché siccome noi facciamo il porta a porta, il caseggiato, parecchi cittadini hanno paura di questa polverizzazione, dispersione del voto, ed hanno in un certo senso ragione. Però, come dire, non è che Mottola è un'eccezione. In ogni collegio, ogni candidato, ogni partito presenta il suo candidato, è un aspetto normale. Poi se i cittadini valutare l'utilità del proprio voto. Noi in questa consultazione elettorale ci presentiamo con un consuntivo fatto e con delle idee per il futuro.
che noi in questa realtà abbiamo operato realmente. Chi mi ha preceduto ha giustamente detto che giovedì 14 alle 11 viene dato alla città il liceo scientifico Albert Einstein. Siete tutti invitati, è stato invitato anche il primo cittadino, così evitiamo di fare una campagna elettorale sulla opportunità dell'invito, anche perché, voglio dire, le critiche che ci vengono fatte da una persona che per 5 anni è stato consigliere provinciale e da questa civica amministrazione non è mai stato invitato per nulla. Addirittura nel momento in cui è venuto il tecnico provinciale per parlare delle opere di urbanizzazione della strada, sono stato completamente ignorato, mentre partecipavano alla riunione oscuri consiglieri comunali di maggioranza, i quali, nel loro lavoro in consiglio comunale, in questi 2 anni si sono caratterizzati solamente per il nulla o per il giocare mentre si faceva consiglio. Questo è un dato di fatto. Quindi il 14 giugno alle 10:30, 11 maggio, chiedo scusa, quindi abbiamo anticipato di un mese, noi consegneremo alla città il liceo scientifico Albert Einstein. Io capisco che questa cosa a qualcuno non piacerà. Vi ricordate 2 anni fa un nostro illustre concittadino che al momento fa il sindaco pro tempore, diceva una bellissima frase: hanno cominciato a fare pum 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 sotto casa, martedì, cioè dopo l'elezione, interromperanno. Il pum 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 in effetti è finito qualche settimana, perché non è che possono scavare, non è che dovevano cercare il petrolio, cioè dovevano fare, voglio dire, le fondamenta per poter costruire il liceo. È continuato, abbiamo vinto una sfida che dura in questa città da 30 anni, dal 1987, si sono consumate 5-6 campagne elettorali, probabilmente questa è l'ultima campagna elettorale in cui parleremo di liceo scientifico, speriamo che sia l'ultima, non dipende più da noi come ente provinciale, consegniamo la città di Mottola, una struttura meravigliosa, bellissima dal punto di vista architettonico, funzionale, adeguata ai maggiori standard. E consentitemi di fare un piccolo excursus storico, perché come diceva Flaiano, l'italiano è bravo a salire sul carro del vincitore, per cui oggi, come dire, tanti vorranno assumersi i meriti di questa opera, ed è giusto che sappiate alcuni passaggi, anche perché poi nei prossimi comizi porteremo le carte e se qualcuno ci dovrà smentire lo dovrà fare con i documenti. Anzi, dal primo giorno di questa campagna elettorale ho auspicato un dibattito pubblico, aperto, tra i candidati, in modo che la gente possa capire anche le diverse posizioni. Invito che rivolgo ulteriormente ai giornalisti locali, ai vari Francavilla, ai vari, di fronte a me, l'animatore del blog locale Rota, alla vara Florenzio, di fare un bel dibattito aperto tra i vari candidati in cui ognuno possa dire la sua. Quando io sono diventato consigliere provinciale, 5 anni fa, ho detto: vuoi vedere che finalmente siamo noi che andiamo a tagliare un nastro di una cosa già fatta? Perché mi ricordo bene, nel 2002, ci sono gli articoli di stampa, ci fu un grande battage, venne il consigliere provinciale del PDL attuale, Angelo Attarulo, venne Martino Tamburrano, vicepresidente della provincia, attuale sindaco di Massafra, venne il sindaco di Motti e annunciarono che a giorni sarebbero partite le ruspe, disse: a giorni partiamo. Dal 2002 passano 2 anni, divento consigliere provinciale e dico: forse che finalmente tagliamo il nastro. Vado in provincia e ci accorgiamo, cari concittadini, che la verità era un po' più complicata.